Nuova protesta dei commercianti del mercato. Questa mattina i mercatali sono tornati a sottolineare i ritardi nei lavori di restyling iniziati 3 anni fa. Sulla questione Italcementi interviene il consigliere Marco Di Gennaro e dice che la riqualificazione urbanistica dell'area non è più rinviabile. Sarà un'area mista commerciale e industriale nell'ottica dello sviluppo del porto di Civitavecchia, lo ribadisce il sindaco di Tarquinia Confcommercio in merito alla delibera di trasformazione della zona. Calcio eccellenza, il Civitavecchia batte 3-1 al Fattori il Montecelio e annulla la penalizzazione di 6 punti. Buongiorno a tutti e bentrovati dal TG Alto Lazio. Un aperitivo per festeggiare ironicamente un anniversario, quello dell'inizio dei lavori per la ristrutturazione del mercato, non ancora tornato ai legittimi proprietari, gli operatori del mercato. Ad organizzare la manifestazione di protesta sono stati proprio loro, i mercatari stanchi di dover continuare ad aspettare di tornare alle loro antiche postazioni. Sentiamo i particolari in questa intervista. Festeggiamo l'anniversario del fallimento dei due amministrazioni comunali, non soltanto quella della giunta di Dei ma anche della giunta Moscherini, perché dopo 3 anni esatti dall'inizio dei cantieri ancora siamo qua aspettando e sperando nelle loro promesse, che già sono 6 le date che hanno disatteso in questi 3 anni, quindi speriamo che nel 2035 ci riassegneranno i posti e ci ridaranno il mercato a noi e il parcheggio ai cittadini. Cosa vi aspettate nei prossimi tempi? Ma noi ci aspettiamo che le date che ci daranno, la cronologia che spero che ci daranno, verranno finalmente aspettate, esatto. E quindi niente, noi aspettiamo e speriamo. La riqualificazione urbanistica della zona Italcementi non è più rinviabile. A dirlo è il consigliere di maggioranza Marco Di Gennaro. La pausa di alcuni mesi ha permesso di migliorare la delibera che dà inizio a questa riqualificazione grazie al contributo di tutte le forze politiche. Una delibera, ricorda Di Gennaro, che prevede solo un accordo di massima tra il Comune e la proprietà di Italcementi e i cui contenuti saranno oggetto di specifica definizione in ulteriori e successivi passaggi in consiglio. L'attuale delibera non costituisce un vincolo inderogabile per l'amministrazione, potendo essere revocata qualora si presentassero migliori opportunità. In tal senso, prosegue il consigliere di maggioranza, ritengo quanto mai adeguata la lettera inviata dal sindaco al presidente Zingaretti, nella quale si chiede un coinvolgimento anche economico della regione per la soluzione di questa problematica, anche perché la regione avrà un ruolo fondamentale nel percorso amministrativo della riqualificazione. Sull'ambiente non accetto lezioni da nessuno, così il sindaco Pietro Tidei ha replicato ai partecipanti della Marcia per la Salute che ha avuto luogo sabato mattina. Qualsiasi provvedimento va preso su basi scientifiche e non su strillozzi che speculano sulle malattie della gente. È annunciato l'apertura a breve di un tavolo tecnico formato da specialisti per discutere di ambiente. Sentiamo i particolari nell'intervista. Per quanto riguarda la marcia per la salute, la manifestazione sotto a Palazzo del Pincio, i manifestanti non hanno niente da insegnare a questa amministrazione per quanto riguarda l'ambiente? Assolutamente no. Intanto diciamo che ognuno è libero di manifestare e protestare come vuole, e credo che la forza della democrazia sia anche questo, rispetto a tutte le manifestazioni che vengono, quelli civili educati, non quelli che rimproverano e riempiono di improveri e di improperi e di parolacce, voglio dire, l'amministrazione comunale, il sindaco in particolare. Per quanto riguarda viceversa la questione dell'ambiente, se vogliamo parlare seriamente d'ambiente, questa amministrazione ci ha messo le mani veramente. Abbiamo nominato prima di tutto, non più lottizzato, il presidente osservatore ambientale che è responsabile della qualità dell'aria a livello nazionale, Istituto Superiore della Sanità. Istituto Superiore della Sanità, che è la più grande istituzione sanitaria in Italia, pubblica. E quindi col Ministero dell'Ambiente e soprattutto con il Presidente abbiamo concordato insieme ai sindaci di tutto il territorio proprio ieri, votato all'unanimità, l'incarico di aprire un tavolo serio, vero, con scienziati rappresentanti di tutte le sensibilità ambientaliste, comunali, regionali, Ministero, Regione e Provincia, in modo tale che tutti insieme possano mettersi seduti a un tavolo e dire chiaramente come stanno le questioni sotto il profilo ambientale. Pur tuttavia,
Proprio per questo noi apriremo un tavolo pubblico di tecnici, di scienziati, rappresenteranno tutti, dopodiché che questo tavolo avrà informato noi e la città di come sono le cose, apriremo in consiglio comunale un dibattito, ma su basi scientifiche, e si assumeremo tutte le iniziative che i nostri tecnici ci consentiranno. Sarà quello della riapertura dell'AIA, sarà quello di andare a verificare la riduzione, faremo tutto quello che ci verrà consigliato. Sono stati approvati questa mattina dalla massima assise cittadina gli equilibri di bilancio, un atto dovuto, ha commentato al margine del Consiglio Comunale l'assessore alle finanze Giorgio Venanzi. Pochi gli aggiustamenti apportati al bilancio del Comune di Civitavecchia, alcuni di questi dovuti alle maggiori entrate ottenute da Palazzo del Pincio. Ad oggi, ha spiegato Venanzi, non sono stati ancora definiti i trasferimenti da parte del Ministero sull'IMU e su quelli inerenti il Fondo di Solidarietà Comunale. Inoltre è stata approvata la richiesta di circa 2,6 milioni di euro alla Cassa Depositi e Prestiti come anticipo per il decreto sblocca pagamenti. Si è celebrata ieri sera la prima edizione civitavecchiese del premio culturale dedicato a Giampiero Orsello, intitolato Città di Civitavecchia, e che ha visto premiati alcuni scrittori, giornalisti e politici italiani di rilievo anche nazionale. L'evento è stato organizzato grazie alla sinergia tra amministrazione locale ed autorità portuale proprio al Forte Michelangelo di Civitavecchia ed è stato finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio. Ascoltiamo ora le interviste raccolte nel corso della serata. Si occupa di supportare questa edizione del premio Città di Civitavecchia in onore appunto dell'europeista Orsello che è venuto a mancare qualche anno fa. Che importanza ha un premio culturale del genere dove vediamo premiate grandi personalità? Secondo me è un'importanza fondamentale per una città come Civitavecchia. Probabilmente dovevamo pensare prima, o si doveva pensare prima, a una manifestazione del genere. È importante che Civitavecchia affermi sempre di più il ruolo culturale che deve avere all'interno sia della regione che della nazione. È un primo premio, probabilmente a Civitavecchia è il primo premio, ci auguriamo che possa avere altri seguiti, che possa essere seriale la prima edizione del premio e poi continuare, perché è molto importante ed è molto importante veicolare successivamente questi libri, la scoperta di questi libri anche ai ragazzi delle scuole, ai giovani, quindi riteniamo una cosa sicuramente molto valida e molto importante. Quindi magari reiterare il premio anche per appunto le scuole? Assolutamente sì, o comunque fare in modo che le scuole anche successivamente possano partecipare a questo avvenimento. In primo luogo abbiamo perso l'occasione dell'euro. L'euro è stata una grande opportunità per avere tassi di interesse bassi e quindi poter avere fondi per poter investire. Invece molti di questi fondi sono stati usati dal punto di vista della spesa pubblica per spese correnti e anche le imprese non hanno usato questa opportunità per rivedere profondamente i loro sistemi produttivi. Quindi abbiamo perso tempo. In questo modo la recessione ha colpito duro, anche perché non c'eravamo dotati di strumenti, per esempio, per la lotta contro la povertà. E quindi abbiamo tantissimi poveri a causa della crisi. Per questo governo non solo ha cercato di stimolare l'occupazione e l'innovazione, ma adesso stiamo discutendo proprio l'inserimento in Italia di un nuovo sistema, il supporto per l'inclusione attiva proprio per lottare contro la povertà. Sabato 28 settembre presso il San Bay Hotel si è svolta la cerimonia di insediamento del nuovo presidente del Lions Club Civitavecchia Santa Marinella Host, accompagnata dal tradizionale passaggio della campana tra l'uscente ingegnere Enzo Cabra e il subentrante ingegnere Ennio Fano. Quest'ultimo ha illustrato le linee guida tra cui valorizzazione del territorio e abuso sui minori ed i progetti della prossima annata lionistica come il service sul diabete Occhio ai Dolci. L'evento era stato rimandato a causa della scomparsa del socio, dottor Luigi De Sio, che è stato commemorato con un minuto di silenzio e con alcuni interventi all'inizio della cerimonia. Si è svolta inoltre la consegna degli incarichi di presidenza del Leo Club alla Leo Diletta Granello. E passiamo al comprensorio. È polemica a Tarquinia tra il sindaco Mauro Mazzola e la Confcommercio, che continua a criticare la decisione del primo cittadino etrusco di trasformare parte dell'area industriale situata lungo l'Aurelia in commerciale. Reazione a scoppio ritardato, tuona Mazzola. La delibera consigliare della zona mista commerciale industriale è stata approvata il 19 luglio.
e dopo più di 2 mesi Confcommercio Viterbo se ne accorge. Mi stupisce che Confcommercio Viterbo abbia fatto questa pessima figura, prosegue il primo cittadino. È rimasta in silenzio per oltre 60 giorni e poi improvvisamente alza la voce. Questa levata di scudi fuori tempo massimo nasconda forse gli interessi di qualche singolo imprenditore? Sarebbe un fatto inaccettabile e deprecabile. Non credo però che in Confcommercio Viterbo possano accadere simili cose. In merito alla delibera, l'amministrazione ha dato delle direttive chiare e precise. All'interno dell'area industriale non è previsto nessun nuovo insediamento commerciale, ma la presenza di una zona mista commerciale-industriale nell'ottica dello sviluppo del porto di Civitavecchia, uno dei principali scali del Mediterraneo, conclude il sindaco Mazzola. Non ci sarà quindi nessun danno economico per i commercianti della nostra città. Con questa delibera l'amministrazione vuole attirare investimenti, non perdendo le opportunità economiche offerte dal porto di Civitavecchia nell'ambito di intesa della piattaforma logistica che vede coinvolte tutte le istituzioni italiane, grandissime realtà economiche. Forse Confcommercio Viterbo è rimasta a logiche imprenditoriali di oltre 20 anni fa e non comprende la fondamentale importanza dello sviluppo di nuovi insediamenti produttivi, sia per l'occupazione diretta che quella generata dall'indotto. Sono stati presentati ieri a Tarquinia, nell'ambito delle giornate europee del patrimonio, gli esiti della recente pulizia del tumulo di Poggio Gallinaro, uno dei siti archeologici più antichi e rilevanti del territorio. La tomba risale alla prima metà del VII secolo avanti Cristo. Nonostante fosse già stata violata, la tomba ha restituito i preziosi oggetti di corredo esposti nella sala 3 del Museo Archeologico di Tarquinia, quel che resta di due distinte deposizioni, di cui facevano parte anche le note statuette prefiche, donne piangenti, in Bucchero. Il progetto è stato finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Civitavecchia. Alla presentazione sono intervenuti Maria Gabriella Scapaticci, ispettrice di zona della soprintendenza e direttrice del museo, e l'avvocato Alessandro Antonelli, presidente dell'Università Agraria. Sentiamo le interviste. Dottoressa Scapaticci, ci parli del progetto di ripulitura del tumulo di Poggio Gallinaro? Sì, si tratta di un progetto che la soprintendenza ha attuato grazie all'Università Agraria di Tarquinia, che è il padrone di casa di questi appezzamenti meravigliosi che danno poi verso la vallata del Marta. Il monumento di per sé era in brutte condizioni e siamo riusciti a fare non solo una ripulitura, ma anche una nuova staccionata con una scelta estremamente diversa rispetto a quella che era fatta in precedenza, cioè si è scelto di fare una recinzione come è nella tradizione maremmana di queste zone, cioè una staccionata fatta con 3 filagne di castagno, e quindi è stata realizzata molto bene dagli operai dell'Università Agraria, che sono abituati a fare staccionate per il bestiame. Presidente Antonelli, l'Università Agraria vicino alla cultura, che ruolo ha avuto l'ente in questo progetto? È da tempo che guardiamo con grande attenzione alla Civita, a questo luogo dove sorgeva l'acropoli degli Etruschi. Noi siamo famosi patrimonio dell'UNESCO per la necropoli, ma qua sotto questa terra dove oggi poggiamo i nostri piedi esiste ancora la città dei vivi. Ebbene, tumuli come questo, che risultano isolati, dispersi quasi all'interno della campagna, erano in stato di totale abbandono e degrado. L'Università Agraria, insieme alla partnership importante con la sovrintendenza, la fondazione, l'associazione archeologicamente e tanti altri, è riuscita a pulire questo sito, a renderlo fruibile, a realizzare una recinzione a protezione in perfetto stile maremmano, e questo è soltanto l'esempio di quello che da oggi in poi cercheremo di fare ancora con la sovrintendenza. Siti come Poggio Gallinaro sono l'esempio, l'esemplificazione di quello che faremo su tutti gli altri siti della Civita. E
alla fine la conferma è arrivata sull'eccezionale scoperta presso l'area archeologica etrusca di Gravisca. Durante l'annuale campagna di scavo condotta dal professor Lucio Fiorini dell'Università degli Studi di Perugia, in collaborazione con la Soprintendenza per i beni archeologici dell'Etruria meridionale, all'interno del sacello dedicato a Demetra, tra i vari reperti rinvenuti c'erano veramente, come da noi anticipato nei giorni scorsi, due straordinarie statuette femminili in bronzo di Offerente, un Timiaterion pure in bronzo e il coperchio di una Pisside in avorio con la raffigurazione di una sirena. Le due statuette si datano al V e IV secolo a.C. I manufatti raccontano gli ultimi drammatici momenti della vita del santuario emporico nel 281 a.C., quando, temendo per l'imminente arrivo dell'esercito romano, gli ultimi devoti seppellirono, per proteggerli dalla distruzione, tutti gli ex voto più preziosi, salvaguardando la memoria della secolare devozione che aveva fino ad allora animato l'area sacra di Gravisca. Non è tardata ad arrivare la risposta dell'ormai ex delegato alle problematiche di Pescia Romana, Fabrizio Moroni, al sindaco di Montalto di Castro, Sergio Caci. Il fatto è che, spiega Moroni nella nostra ultima chiacchierata con il sindaco, io stesso avevo annunciato che avrei riconsegnato questa delega. Caci, da politico navigato, ha avuto l'astuzia di farla sua questa decisione, giocando d'anticipo. Credevo che si volesse cambiare modo di fare politica in questo nostro bel comune. Niente di più, la politica nobile rispetta i patti elettorali. La mia presa di posizione, ora come allora, è dovuta al fatto che di veramente condiviso c'è ben poco. Di protagonismo da subito si sono macchiate ben altre persone. A Tolfa entra nel vivo la campagna elettorale in vista delle elezioni utili per il rinnovo dell'amministrazione dell'Università Agraria. I particolari in questo servizio di Romina Mosconi. Ormai la campagna elettorale in vista delle elezioni dell'Agraria del 20 e 21 ottobre è entrata nella fase calda. Le tre liste si stanno presentando e la battaglia a suon di programmi si fa incandescente. Oggi si è tenuta la presentazione della lista 3 per Sant'Urbano Presidente. Domani alle 18 nell'ex convento dei Padri Agostiniani ci sarà quella della lista 1 che sostiene il candidato Vittorio Ferlicca. Sempre domani, ma alle 17 in via Roma, si presenterà la lista 2 che sostiene invece Luigi Rocchi come candidato presidente. Per la lista 1 Vittorio Ferlicca spiega: «Sono orgoglioso di candidarmi come presidente con giovani che hanno dimostrato determinazione, voglia di mettersi in gioco e serie intenzioni per questo territorio. La nostra lista nasce fuori da ogni schieramento politico e unicamente dalla volontà di riaccendere il senso civico, partecipativo e comunitario che si sta perdendo. Garantiamo la massima trasparenza e comunicazione dei progetti». Il presidente Rocchi spiega invece: «Sono contento di potermi mettere al servizio dei tolfetani per migliorare l'ente. Sono il capolista di un gruppo eccezionale. In 5 anni l'amministrazione uscente non ha portato nessun cambiamento. È stata infatti una gestione fallimentare, clientelare e subalterna all'amministrazione comunale. Proponiamo un programma ricco e fattibile per riportare in vita l'agraria. C'è necessità di un riassetto infrastrutturale e di razionalizzare i comparti produttivi. Occorre creare e disciplinare per l'allevamento brado con finalità di tracciabilità di un prodotto DOC biologico locale». Per la lista 3 Marco Sant'Urbano spiega che il loro motto è professionalità e competenza. «La motivazione che mi ha spinto a candidarmi è l'amore che nutro per questo territorio. Purtroppo da anni assistiamo ad un degrado progressivo degli ambienti, ascrivibile all'abbandono delle attività tradizionali della comunità tolfetana, in primis allevamenti agricoltura e ai cambiamenti climatici generali. L'agraria può e deve intervenire incisivamente per dare opportunità di lavoro e l'unico modo è utilizzare al meglio la risorsa unica che possiede il nostro territorio». E passiamo allo sport. Preziosa vittoria per il Civitavecchia Calcio. Ieri mattina i fattori nerazzurri hanno battuto 3-1 il Montecelio grazie alle reti di Leone, Sacripanti e Romagnoli. Avanti 2-0 però il Civitavecchia ha rischiato di essere rimontato e solo un rigore parato da Paracucchi a Mereu ha evitato il 2-2. Sentiamo le interviste realizzate nel post partita da Riccardo Valentini. Salve con Andrea Elisei, oggi successo contro il Montecelio 3-1 e finalmente la classifica che passa in positivo dopo i meno 6 punti col quale aveva iniziato il campionato. Beh, che dire, un inizio migliore per il Civitavecchia era difficile immaginarlo. No, penso proprio di sì.
una bella vittoria, siamo usciti da questa penalizzazione, adesso l'importante è non fermarci, andare subito a Monterosi e conquistare, fare punti, importante in trasferta fare punti. Oggi ci vediamo questa vittoria, poi pensiamo anche alla Coppa di mercoledì. Il Civitavecchia oggi ha veramente ben impressionato, in vantaggio sul 2-0, ha avuto anche diverse occasioni per chiudere definitivamente la partita sul 3-0, poi un paio di episodi e i tre punti potevano scappare. Dovete forse migliorare in cinismo? No, va bene, si sbaglia e penso meglio di così. Oggi è un'ottima partita, peccato siamo un po' calati di dietro, abbiamo preso un gol evitabilissimo, abbiamo perso una marcatura, però dopo quando spendi tanto presti così tutto il tempo ci sono dei cali anche fisici e mentali. Oggi decisivi anche i giovani, con Paracucchi che ha parato il rigore al 90esimo e Sacripanti che ha segnato il 2-0. Questi giovani di Civitavecchia stanno dando una marcia in più ai nerazzurri. Sì, i giovani sono importantissimi, i piccoli, Mariani anche, Sacripanti, lo stesso Gallini, stanno andando alla grande. Sono subito, hanno subito fatto parte del gruppo e ci hanno una grossa mano. Dove può arrivare questo Civitavecchia? Una salvezza molto tranquilla, penso. Siamo qui con il portierone del Civitavecchia, Tiziano Paracucchi, oggi al 90esimo un tuo intervento decisivo. Avevi studiato Mereu lo scorso anno al Civitavecchia o è stato distinto? No, l'avevo capito subito da come era partito, che mi avrebbe aperto il piattone e ho scelto l'angolo sinistro, ci sono andato deciso e l'ho preso. Anche perché oggi i tuoi compagni ti hanno aiutato, poco lavoro per te negli altri 90 minuti, però alla fine un intervento che vale due preziosissimi punti. Sì, sono stato spettatore per 90 minuti e poi dopo sul rigore ho fatto una bella parata, ci voleva per quest'anno per iniziare bene il cammino e sono contento così. Oggi contro il Monticelli appunto stavate vincendo 2-0, la partita sembrava in pugno, poi si è come rotto l'incantesimo e state rischiando un pareggio davvero beffa. Cosa è successo? Ma loro hanno fatto una buona azione sul calcio d'angolo e noi ci siamo persi l'uomo, palo gol, non potevamo fare nulla. E poi dopo il rigore sembrava che potevano fare gol e così pareggiavamo, ma grazie a Dio ho fatto la parata e poi dopo abbiamo fatto il 3-1. Immaginiamo che negli spogliatoi e ovviamente subito dopo la parata compagni, mister, tutti quanti siano corsi ad abbracciarti, insomma è stato un intervento davvero prezioso. Sì, è stato un intervento decisivo e noi siamo un ottimo gruppo, i ragazzi ci stanno vicino soprattutto a noi under e sì, sono venuti là tutti a festeggiare, poi dopo si sono già dimenticati col gol di Roberto che ha fatto un bellissimo gol, però va bene così, sono contento, mi hanno fatto i complimenti e meglio così. Prima vittoria in eccellenza per la neopromossa Cerveteri che al Galli batte 2-1 l'Empolitana Giovenzano, grazie alla doppietta siglata da Bentivoglio. Pari a rete bianche invece per il Ladispoli che in casa contro il Football Club non va oltre uno scialbo 0-0. In promozione invece la sorpresa è rappresentata dal Tolfa Calcio che battendo 3-2 in casa il Florida vola in testa alla classifica a punteggio pieno. Successo anche per il Santa Marinella 2-1 al Casalotti fuori casa e per la Corneto 1-0 fuori casa. Passiamo al basket, l'Alfa Omega Ostia si è meritatamente aggiudicata la seconda edizione del Memorial Roberto Mosca, indimenticato giocatore tecnico civitavecchiese, quadrangolare destinato a diventare un appuntamento fisso del basket regionale una settimana dall'inizio dei campionati e quest'anno organizzato grazie all'Enel. I Lidensi hanno battuto nella finale i padroni di casa della Stemar 90 cestistica Civitavecchia per 72-61 e per finire si è giocato domenica al Pala Mercuri un triangolare di hockey inline fra la CV Skating per l'occasione divisa in due squadre e le Iene Tivoli. A vincere gli Snipers Arancioni che dopo aver battuto ai rigori i propri compagni in maglia blu hanno avuto la meglio anche sul Tivoli per 7-2. Successo per gli Snipers Blu nella terza partita contro Tivoli per 9-3. Questa era la nostra ultima informazione, grazie per averci seguito, vi auguro un buon proseguimento con i programmi di Provincia TV e arrivederci.